A Porto Gruaro inizia la giornata in pole position, siamo in provincia di Venezia, un buongiorno a tutti voi, ai nostri amici di questa meravigliosa cittadina veneziana e naturalmente a tutti i nostri telespettatori italiani che ci seguono ogni mattina puntuale alle 7 su Odeon. Allora, quest'oggi parliamo di, come sempre naturalmente, eccellenza nell'imprenditoria italiana, veneziana in particolare in questi giorni, e nello specifico oggi parliamo del mondo dei prefabbricati. Che cosa sono, che cosa non sono, ne parliamo con Ferro Costruzioni. Do il benvenuto a Dorino Pontello, grazie sì. Per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, Pontello, intanto che cos'è un prefabbricato per quei pochi che non lo sapessero? Prefabbricato è una costruzione leggera, veloce, nata per il pronto intervento, per le calamità e per le grosse manifestazioni come raduni di una certa consistenza di persone. Ecco, infatti, per esempio, in tante situazioni di terremoti, eccetera, alluvioni, si è visto come sono state utilizzate. Sì. C'è qualche lavoro particolare che lei ricorda con tanto affetto, magari importante, qualche cosa? E le calamità che abbiamo avuto in Italia, le maggiori come il terremoto in Friuli, l'Aquila. Anche in Veneto avete avuto dei bei... Sì, delle belle soddisfazioni, dei bei... E ultimo quello in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna. Quindi ci avete messo anche lì il cuore, oltre che insomma il mestiere. Prima bisogna partire col cuore, dopo col prefabbricato, perché in quei momenti si lavora giorno e notte. Ecco, Pontello, lei so che da ragazzo è partito per la Germania in cerca di fortuna. Sì. Cosa ha trovato? I miei arbori. Ho trovato una formazione che mi porto ancora con me, mi porto ancora dietro. Quella formazione che io non dimenticherò mai, il primo giorno in fabbrica, il direttore della fabbrica mi ha invitato in ufficio, io ero un po' terrorizzato, ero giovane, prima volta all'estero e ero un po' così emozionato, e questo direttore, io mi aspettavo che mi facesse delle domande sulla saldatura, su tutte queste cose, e questo direttore mi ha fatto vedere per primo un calendario. Mi ha detto: cos'è questo? Io l'ho guardato così, perplesso, dico: ma questo non è normale. Ho detto: è un calendario. E questo si è girato dall'altro lato e c'era un orologio. Mi ha detto: e questo cos'è? Ma un orologio. Mi ha detto: bene, allora tu sai che qui non si dice prossima settimana, domani pomeriggio o fra un po', qui si dice il 18 del 5 alle ore 11 e 17. La puntualità. La puntualità, questo me lo porto ancora con me. E questo è un bel imparare. Questo sì. E soprattutto fare le cose subito, non procrastinare. Qui ci vuole la serietà, ecco. Bisogna dire le cose come stanno. E basta. Certo. Il suo lavoro poi, Pontello, l'ha portata a lavorare all'estero, in Asia e in Africa. Anche addirittura sì. In Africa sì, ha sì. Incontrato una testa coronata. Ah sì, questo abbiamo fatto dei bei lavori in Ruanda, degli ospedali, e alla fine del contratto abbiamo donato un piccolo prefabbricato per una scuola. Hai capito. E oggi... lì siamo stati premiati direttamente dal re. Dal re del Ruanda. Del Ruanda. Oggi Pontello, la sua azienda quanto fattura? Possiamo dirlo, insomma, tra virgolette. Ma non molto, sui 6 milioni di euro. Insomma, un buon numero. È un bel numero, sì. Classica piccola media azienda italiana. Però da noi in Veneto si dice che l'importante è la sostanza. Quello che rimane alla fine. Più che il numero. Non il fumo. No? Sì, l'utile. L'utile. Perché poi fatturato l'utile. Può essere anche un miliardo, no? Bravo. Ti rimane in tasca niente. C'è. Va bene, mi fa piacere. Allora, io ringrazio per essere stato con noi stamattina Dorino Pontello, Ferro Costruzioni, Porto Gruaro. Non dimentichiamo, anzi, Porto Gruaro, ricordiamolo,
paese molto bello da visitare. Molto bello, molto bello. Va bene. Domani mattina torniamo in vostra compagnia, cari amici, sempre qua nello studio di Business 24, sempre su questo canale. Sarà ancora una giornata da far iniziare con un altro imprenditore di successo come quello di oggi, in Pole Position.